L'avvocato Giovanni Agnelli è nato il 12 marzo. Stasera, in questa sera del 12 marzo, la sua Juventus cercherà una grande impresa. Niente inutili strategie, soltanto grinta, determinazione, cuore, quelli che la Juventus ha sempre messo in campo dal giorno della sua nascita. Bernardeschi che prova ad andare via dalla corsia di sinistra, prova a mettere in centro il pallone pericoloso. Rete! Ha segnato la Juventus! Ha segnato CR7! Ancora lui! Esattamente al minuto 27 nel corso del primo tempo! Cambia il parziale all'Allianz Stadio di Torino! Ha segnato la Juventus! Ha segnato CR7! E l'Allianz Stadium impazzisce! Ronaldo traversa, Ronaldo, pallone ribattuto, attenzione, rete, il gol, ha raddoppiato la Juventus, Ronaldo, il pallone ha superato la linea, ancora lui, ancora CR7, ancora l'attaccante della Juve, ha colpito di testa, è arrivata troppo tardi, la parata di Oblak, il pallone aveva già superato la linea. Ha detto che Cristiano Ronaldo ha marcato la seconda rete della Juve al terzo minuto del corso della ripresa. 2-0 per la Juventus. Ancora lui, ancora il fattore decisivo, ancora Cristiano Ronaldo. Ora è tutto pari. Cristiano Ronaldo con Toba, trattenete tutti il respiro, gentili ascoltatori, trattenete tutti il respiro, perché è un momento che potrebbe essere decisivo per la stagione della Juve. La rincorsa è quella di Cristiano Ronaldo, Oblak al centro dei suoi pali, tutto si svolge alla sinistra della nostra postazione, sotto anche quello spicchio di stadio occupato dai tifosi dell'Atletico di Madrid. Parte la rincorsa di Cristiano Ronaldo, da sorrente! Segnato la Juventus! CR7, il calcio di rigore, e il 3-0, e il gol più importante dell'anno per la formazione bianconera, e il gol che tramortisce l'Atletico di Madrid. I'm